ancora. Ma che succede? Arrivo! Arrivo! Attenzione, vediamo, non c'è nulla assolutamente su Kvaratskhelia. Vediamo. Ha preso il pallone netto, ha preso il pallone. Rigore! Rigore! Calcio d'angolo per il... Ma come è possible penalty, oh? Ma come è possible penalty? Ma si è preso il pallone! Ma si è preso il pallone! Ma che stiamo scherzando? Ogni anno con Napoli sempre le stesse storie! Ma un possible penalty di chi è che ha preso la palla, oh? Mario! E lo va a rivedere, incredibile! Ha combinato il disastro destro. Calcio di rigore per il Napoli. Che è caduto il calcio sotto il braccio gli è passato. Lo stava per prendere, gli è passato sotto la pancia! Gli è passato sotto la pancia, non ci credo! Peccato ragazzi, perché finora la partita l'abbiamo fatta noi. Cioè non dico che abbiamo dominato, perché comunque anche il Napoli ha fatto la sua partita. Però il risultato che è bugiardo a livelli incredibili. Dentro per Brandia, poi Baronetto, CDK, palla per Teo, Saitta McQueen se ne va, entra in area, Saitta McQueen, forti in mezzo. Assist di Fernandez e Giroud dietro. Dai Olivier! Ma chi lo mette a servino? L'assist di Fernandez e Giroud piazzato in finale di rigore per il gol dell'1-1. Sempre Giroud. Bravo Spalletti. Bravo, metta a servino. Giroud! Oliviero 1-1. Sempre De Ketelare, la larga per Hernandez, dentro e Giroud la spacca in porta. Attenzione a pericolo, Giovanni Simeone in area di rigore cerca di girarsi pericolosamente, lo scambio ancora tutto a sinistra, intanto c'ho dei capelli imbarazzanti, Mario Rui mette in mezzo, no, ha segnato il Napoli, non ci credo, Giovanni Simeone. Cioè, questi hanno fatto due tiri in porta, oh.
Cioè, questi hanno fatto due tiri in porta, due gol, incredibile. Vai! Pensato a Kazilinski, fa manovra, tre uomini su di lui, l'apertura verso Mario Rui, prova a coordinarsi, va al portoghese, Giovanni! Gol! Come si fa? Cioè, come fa a pigliare un gol da così? Io dico, ma porca miseria! È un peccato, ragazzi. È un peccato, perché con i giusti cambi, con i giusti titolari, questa partita la potevamo vincere anche tranquillamente. Con un Leao in campo in forma... Oh!